Giorgio Daniel conduce un'azienda agricola sulle rive di uno di questi corsi d'acqua dell'area tra Treviso e Venezia. Che cosa può fare l'agricoltura per questi fiumetti? I fiumi attraversano le nostre campagne. Li abbiamo ricevuti dai nostri padri che si lavavano, che abbeveravano gli animali, pescavano, vivevano lungo i corsi d'acqua. Però dobbiamo poi restituirli ai nostri figli questo bene ed è da ritornare a capire che con il contratto di fiume non sono più gestiti da altri, da un ente, dalla politica, ma anche dall'agricoltura, anche naturalmente dall'urbanizzazione che c'è stata poi, anche da tutti gli attori che li gestiscono, che li toccano, un po' come le formiche che ci girano intorno a questo bene.